stato anche messo con dei tempi. Grazie. Adesso abbiamo ancora alcune testimonianze. Qualcuno ci ha ricordato di non aver invitato i milanesi, ma con i miei amici di Milano che operano in questa direzione abbiamo contatti quotidiani, li conosciamo, ci conosciamo e li stimiamo molto. C'è un passo interessante questa sera, accanto ai casi di Riace, di Lodi, che ovviamente sono i più importanti, i più noti, di chiamare alcuni amici da altre realtà, da Lombardia e fuori. Io comincerei con Como. Sindacati, associazioni, naturalmente anche l'ACI e
tante altre insorgenti, anche queste nuove persone. Non è un caso che i fascisti ci siano venuti a trovare, come non è un caso che una delle esperienze più importanti della solidarietà e dell'accoglienza fumasca, quella della parrocchia di Legno, quella di un giusto della valle, un luogo diverso da Riace, come non è Riace, ma un luogo che, nel quale, come a Riace, tutti venivano accolti, nel quale veniva ed è sviluppata la logica della giustizia, anche quando essa sembra illegale perché le leggi sono ingiuste. Orbene, c'è a Como un parroco, si chiama Don Giusto, forse non casualmente, che accoglie tutti, che ha sempre accolto tutti, che ha tenuto sempre aperta la porta della sua parrocchia, indipendentemente dai vari progetti. Un'esperienza per certi versi ricorda, credo, quella importantissima di Domenico Lunardo e alla quale non casualmente noi in qualche modo ci riferiamo. Ebbene, proprio quel Don Giusto è stato sottoposto qualche settimana fa a un'ingiuria da parte dei fascisti di Forza Nuova che hanno messo fuori della parrocchia un cartello, uno striscione contro Giusto. Triste, ma ci sono cose ancora più tristi, perché proprio oggi, dove ho avuto il piacere di sentire dal sindaco Sala parole di giustizia, parole di umanità, parole di civiltà, quando lui ha dichiarato che nella condizione nella quale si è trovato Mimmo Lucano avrebbe fatto le medesime cose, io devo dire che la mia città è lontanissima da questo. La mia città è quella in cui il sindaco non fa nemmeno pubblica denuncia della gravità dei gesti fascisti. La mia città è quella in cui il sindaco, ovviamente, ha una giunta rivista di destra, in cui il sindaco non trova di meglio che proporre, tramite il suo assessore al bene pubblico, a chi professa la polizia etnica l'opportunità di occuparsi della polizia del verde, cercando di affidare a Forza Nuova questo incarico. Quindi, perdonate il freddore, visto dal punto di vista di Como, ha ragione Di Maio quando tenta di non far parlare Mimmo Lucano, perché quella di Mimmo Lucano, quella dell'esperienza di Riace, è un'esperienza che, se fosse assunta da tanti sindaci, costituirebbe una rivoluzione di giustizia, perché l'obbedienza non è una virtù, mentre l'umanità è il fondamento della nostra civiltà. Noi dell'ARCI riteniamo che il presidio dei nostri circoli, il presidio della nostra capacità di mettersi in rete con altri soggetti, la capacità di accogliere tutti nei nostri circoli sia un simbolo di come la società debba essere. Per questo organizziamo comunque iniziative a sostegno del modello Riace, per questo anche qualche giorno fa a Como abbiamo avuto la soddisfazione di riempire uno dei nostri spazi più grandi, il circolo ARCI di Sanadù, con 300 persone venute per dare la solidarietà a Mimmo Lucano, perché quello che Mimmo Lucano fa è resistenza. Mi ha fatto tra razzismo e razzismo. La mia città, o meglio, la città in cui vivo, perché anch'io sono migrante, seppur sono terrone, la città in cui vivo ha però mille esperienze positive. Se da una parte l'amministrazione
amministrazione cerca di cancellarle, è notizia di oggi la chiusura del campo governativo. Forse qualcuno di voi ricorderà, quando erano tanti i migranti nella stazione, nel parco della stazione San Giovanni, il governo decise, allora era un altro governo, di aprire uno spazio per contenerli, perché si disse tutti questi migranti alla stazione danneggeranno il turismo. Bene, quel campo sono state ospitate molte persone, in un conte anche su milioni alle 300 presenze. Poi il nuovo governo, il governo del ministro della paura, il ministro dell'interiore, ha deciso di chiudere questo campo e oggi in quel campo ci sono solo poche persone. Perché chiude un campo governativo di accoglienza? Perché sono diminuiti migranti? Falso, perché è vero che le rotte migratorie portano meno persone nel nostro paese, anche perché una parte di loro si preferisce farsi dare il male per mancanza di soccorso. Se è vero questo, è anche vero che il sistema delle casse mette moltissime persone in condizione di non avere più alcuna protezione e quindi avrebbe nelle condizioni di avere bisogno di un rifugio. Ebbene, ancora in questo momento chiude il campo governativo e le persone sono costrette a dormire in strada, dove neanche a dirlo vengono utilizzate dalla propaganda leghista, fascista e razzista per dire che danno problemi. Pensate, i migranti urinano, noi italiani mai. Pensate, i migranti dormono e lo fanno per terra, ma se li si vede è un orrore. Pensate che in questo momento a Como c'è una bellissima mostra di tutt'altro segno alla Lenzo Chiesa di San Francesco che si chiama Humans, una cosa bella e anche nel verso dei ragionamenti che stiamo facendo oggi. Ebbene, proprio fuori quella mostra, proprio sotto quel porticato, dormono 30-40 persone in una delle città più ricche del mondo che non trova modo per ospitare 40 persone. Si vuole che creino problemi, si vuole che fomentino quelle sciocche cose che Moni ci ha raccontato in maniera chiarissima e quelle terribili cose per le quali purtroppo questo triste periodo diventa criminale chi soccorre i naufraghi, diventa da arrestare chi fa assistenza, mentre non fa nulla la 'ndrangheta, non fanno nulla i traffici illeciti, non fa nulla l'evasione fiscale e tutti i terribili reati che creano povertà e disperazione e morte. Ebbene, questo mondo rovesciato noi a Diace l'abbiamo visto risorgere e per questo siamo tutti noi dell'ACI come montani. Falcone che ha fatto 4-5 km per venire qui, quindi vi prego di prendere ancora un attimo.